Welcome back, ladies and gentlemen, e benvenuti a questo video recensione del portatile MSI che mi è stato dato qualche mese fa. Sto parlando, in questo caso, del GT72S SQE, o anche chiamato Dominator Pro. In questi mesi ho testato questo portatile un pochino, ho avuto molti viaggi da fare, sono stato a Londra, in Francia, anche a Los Angeles, e mi sono portato dietro questo PC per i miei bisogni o comunque anche per giocare, divertirmi e per utilizzarlo anche per lavoro. Quindi vi andrò a spiegare quella che è stata la mia esperienza e vi farò prima un piccolo riassunto degli hardware e delle componenti di questo computer o di questo laptop da gaming. Uno degli hardware che mi ha colpito veramente di più all'interno di questo notebook è sicuramente il processore. Monta un i7-6700 a 2.6 GHz, quindi tecnologia Skylake, architettura Skylake, e devo dire che è veramente, ma veramente performante. Sui giochi dove c'è un grande stress, in questo caso della CPU, funziona egregiamente. E seconda cosa, quando uno deve utilizzare questo computer per streaming, in questo caso 720p 60 frame, o in questo caso renderizzare dei video, beh ragazzi, il processore dà il meglio di sé. Per esempio, nel render dei video su Sony Vegas, per fare un video di 10 minuti in questo caso in 720p 60 fps lo faceva quasi in tempo reale, ci metteva più o meno tra i 10 e i 12 minuti a seconda del video e della pesantezza. Una cosa incredibile, perché mi ha aiutato veramente tanto avere un portatile del genere, specialmente quando dovevo fare video ed ero all'estero, avevo bisogno di farli magari nella stanza d'albergo, eccetera eccetera. E specialmente per gli streaming, può essere una macchina da streaming da portare in giro, quindi una cosa incredibile. Ma un'altra cosa che mi ha colpito di questo computer, di questo laptop, è sicuramente la scheda video, che è un Nvidia 980M, la GTX serie 9 in questo caso. Molti, ho sentito molte recensioni riguardo le 980M dicendo che scaldavano troppo. Io vi devo dire la verità, questa scheda video non supera i 73 gradi con il massimo stress, con il massimo carico. L'ho provato questo sia a fare streaming, in questo caso utilizzando il codec Nvidia, l'ho provato anche giocando comunque a vari giochi come può essere un World of Warcraft con tutti i settaggi al massimo, e le prestazioni sono state ottime. Ma ho provato questo PC anche su altri giochi, come per esempio No Man's Sky, che tutti sappiamo la pesantezza di questo gioco, e ha dato anche lì delle prestazioni ottime, sia senza, in questo caso, un altro schermo, sia proprio con lo schermo di questo laptop. Mi ha veramente sorpreso, e non solo, anche giocandolo su Overwatch. Ovviamente io gioco Overwatch competitivo e mi serviva un PC molto performante perché mi muovo spesso, e quindi mi serviva, diciamo, questo computer come una sorta di desktop mobile, ed è effettivamente quello che è. Vi consente anche di raggiungere, ragazzi, i 120 fps in questo caso su Overwatch se mettete tutto a low. Come fare? Beh, basta utilizzare una mini DisplayPort a DVI Dual Link, e in questo caso potrete sbloccare gli Hertz del vostro monitor e poter utilizzare i 120 fps o anche sopra, in questo caso dipende dagli Hertz del vostro monitor, sugli FPS o comunque su tutti i giochi competitivi dove si richiede di avere più di 120 frame. Veramente un lavoro incredibile questo PC da parte di MSI. Ha dato il massimo in qualsiasi cosa. Il massimo delle temperature che sono riuscito a raggiungere è stato 75 gradi in questo caso per quanto riguarda la CPU, con il render in questo caso dei vari video che ho fatto, e devo dire che è ottimo per un portatile, anzi molti fissi non riescono nemmeno a ottenere queste temperature. Il mio consiglio però è sempre di utilizzare magari delle ventole da posizionare al di sotto, quindi da tenerlo rialzato, perché così magari c'è meno calore, meno stress sul computer. Un'altra cosa che mi ha colpito è le porte USB che ci sono su questo computer. Ci sono ben 6 porte USB, in questo caso 3.1, quindi una velocità incredibile sia per passare i dati, che mi è servito tantissimo per passare tutti i video eccetera eccetera sul PC fisso, quindi mi ha aiutato veramente tanto. Ma non solo, anche il fatto che questo computer è in grado di reggere tranquillamente 3 schermi, se ovviamente utilizzate un DisplayPort, utilizzate un HDMI e i vari splitter, quindi riesce a tenere tranquillamente. Se lo utilizzate per esempio per lavoro, avete bisogno di lavorare su più schermi, sicuramente è una scelta azzeccatissima, perché poi potete staccarlo e portarlo via.
Ma ora passiamo a quelli che sono i contro, secondo me, quelli che possono essere alcuni contro di questo computer, perché comunque abbiamo detto solo cose positive, andiamo a vedere un pochino nel dettaglio. Allora, per prima cosa, assolutamente il peso, è veramente pesante come portatile e deve essere portato quindi ovviamente in uno zaino, a mio parere, o comunque in una tracolla, perché è veramente pesante, molto grande, molto ingombrante, questo bisogna dirlo. Però allo stesso tempo ovviamente la grandezza rispetta anche le prestazioni e quello che è l'architettura interna. Oltre a questo ho trovato molto scomoda la tastiera, sfortunatamente, forse perché sono abituato ad altre marche, ad altre tipologie di tastiera, però è una tastiera SteelSeries in questo caso, non è meccanica ovviamente, però devo dire che mi sono trovato molto male per la disposizione di alcuni tasti, però allo stesso tempo devo dire che al tatto mi è piaciuta molto, ha una bella risposta e quando si scrive per scrivere al computer va benissimo, ma per giocare dà un po' fastidio perché tante volte toccate in questo caso il pad e ovviamente sbarellano. In questo caso vi conviene disattivarlo, piccolo avviso, perché è posizionato proprio al di sotto della barra spaziatrice. Un altro punto a favore, quindi spezziamo un'altra lancia in favore di questo Dominator Pro, sono le casse, ragazzi. Le casse sono veramente di un livello assurdo, sono incredibili, una qualità audio incredibile, specialmente per ascoltare musica, giocare videogiochi e perfino vedere film. Quindi consigliatissimo, se dovete utilizzare questo computer magari da collegare uno schermo, utilizzare le casse di questo laptop, perché sono incredibili, hanno un suono molto pulito e sicuramente potete capire, lo capirete se proverete questo computer. Ma ora andiamo a fare un piccolo recap. Allora, tralasciando tutte le feature che MSI ha, per esempio che XSplit è ottimizzato per MSI, poi anche il fatto che ci sono varie configurazioni, per esempio c'è la configurazione sport se si vuole sfruttare il massimo della potenza del computer, c'è quella green per salvare un pochino di batteria o comunque di spreco elettrico, se così si può dire, e poi c'è la versione quella standard che è una media tra le due. Oltre a queste cose, a tutte le feature che ha questo bellissimo computer, come comunque anche l'SSD che aiuta tantissimo ad arrivare su Windows praticamente in 5 secondi nemmeno e ad avere la possibilità di andare subito ad utilizzare i programmi, oltre a tutte queste cose bisogna dire vale la pena un computer del genere poiché è una grande spesa? Allora, a mio parere sì, e questo è un PC destinato a chi ha bisogno di muoversi, a chi si deve muovere e ha bisogno, in questo caso non può ovviamente farsi un desktop o avere due desktop o di più. Questo è un ottimo compromesso, anzi più che un compromesso sarebbe la scelta più adatta, perché vi dà la possibilità di avere un computer da portare in giro che ha le stesse funzionalità e potenza, anzi a volte anche di più, di molti desktop che si trovano in giro. Per quanto riguarda il prezzo, quello che vi viene dato è un prodotto veramente incredibile, a partire anche dallo schermo, di questo computer che è 17 pollici è veramente veramente di una qualità assurda. 1980 ovviamente, 1080p la qualità, la risoluzione, e devo dire che l'effetto di questo schermo non è da invidiare ad altri schermi, per esempio della Bank, che sono monitor in questo caso esterni, ma sicuramente può essere attaccato a questi monitor con l'HDMI o il DisplayPort, quindi è un prodotto incredibile e sicuramente se viaggiate, se vi muovete tanto, se avete bisogno di un PC da portare in giro, assolutamente, anche se è molto pesante, ovviamente con uno zaino non si sente quasi nemmeno, quindi un ottimo prodotto, il materiale anche, io ve lo consiglio, mi è piaciuto molto, un grazie ancora a MSI per avermi aiutato con questo laptop che mi ha salvato la vita, poiché quando sono stato in Francia un mese non avevo la possibilità di prendere lì un desktop e altro, e questo PC ora me lo porto praticamente ovunque, ci faccio di tutto, dai video di YouTube alle streaming, al giocare eccetera eccetera. Ora ho sbloccato, ora devo prendere anche il DisplayPort, il mini DisplayPort, in questo caso tu DVI Dual Link, per sbloccare i 120 frame e quindi poter giocare al massimo possibile sugli FPS competitivi. Io vi saluto, spero vi sia piaciuta questa recensione, lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate. Let's go baby!